siete troppi, mi sa che dobbiamo cominciare a prendere dei locali più grandi. Questa è una bella soddisfazione, devo dire. Sì, non c'era disponibile. Questa è una bella soddisfazione, devo dire. Vuol dire che c'è affetto per il movimento. Comincia la campagna elettorale qui in Sicilia, in realtà Luigi non si è mai fermato dalle regionali. Quando è stato qui, ci sono dei problemi? Non ci sono soluzioni, purtroppo è così. Allora, vi dicevo, non ci siamo mai fermati dalle regionali, quelle regionali che abbiamo toccato, diciamo, abbiamo assaporato, già le gustavamo, insomma, gustavamo la vittoria, purtroppo non ci siamo riusciti ad arrivare. Non siamo riusciti ad arrivarci per un soffio, però abbiamo fatto davvero un enorme risultato. Io oggi colgo l'occasione, dopo quel risultato lì, per ringraziarvi davvero uno ad uno per la fiducia e per il coraggio che avete avuto nel scegliere il cambiamento per questa persona. E anche se non abbiamo raggiunto l'obiettivo che si desiderava, in ogni caso badate bene che abbiamo ulteriormente salito un altro gradino verso quella che sarà davvero poi la guida di questa regione. Io ci credo tantissimo, lavoreremo ancora altri 5 anni o il tempo che durerà questo governo regionale, che già comincia a perdere pezzi, come avete potuto vedere. Badate bene, e lo dico a siciliani da siciliano, sono passati 100 giorni dal giorno in cui si è votato e io ancora non ho visto nulla, e questo mi preoccupa non da esponente dell'opposizione ma da cittadino siciliano, perché se in 100 giorni non sono riusciti a fare nulla, questi non riusciranno a fare nulla neanche nel resto dei 5 anni. Staremo lì a raccontarvi quello che accade, facendo le solite proposte che abbiamo da fare, che sono quelle per il bene della nostra terra e dei nostri cittadini, e monitoreremo ovviamente su tutte quelle che saranno le cosiddette porcate che vorranno invece fare. Prima fra tutte la dichiarazione di Gianfranco Piccica, che dice che dobbiamo alzare gli stipendi ai burocrati. La gente non arriva alla fine del mese, a volte neanche alla testa, perché non è molto, e dobbiamo invece pensare a questo, è davvero incredibile. Ma oggi dobbiamo cominciare a ragionare anche nell'ottica delle elezioni nazionali. 722.555 voti abbiamo preso alle regionali, sono tantissimi, da soli contro una coalizione dove c'era di tutto e di più. Ma stavolta dobbiamo volgere lo sguardo ad un primato ancora maggiore e ancora migliore, che è 1 milione di voti. Noi dobbiamo mandare a Roma un messaggio inequivocabile, 1 milione di voti, perché 1 milione sono le ragioni per cui vogliamo che il governo nazionale si cominci a occupare della Sicilia e del Meridione. Vogliamo infrastrutture, vogliamo lavoro per i giovani, vogliamo che le imprese non vengano lasciate sole, vogliamo che l'agricoltura, quella di qualità che si produce in questi territori, venga tutelata. Poco fa prima di cominciare mi dicevano che pomodoro del Camerun già è qui in vendita nelle nostre zone. Questo significa assassinare chi ogni giorno si spacca la schiena sui campi da lavoro e non riesce davvero a portare più il pane a casa perché c'è una concorrenza sleale. Questo non possiamo e non dobbiamo permetterlo. Ma chi può fare scelte che davvero possono essere coraggiose e che soprattutto tutelino queste persone? Soltanto il movimento, e non perché siamo migliori degli altri, ma perché siamo gli unici ad avere le mani libere, che non devono dire di sì a nessuno e che soprattutto non hanno avuto in cambio da nessuno niente. Perché quando la politica italiana permette gli ingressi di merci che vengono dall'estero, evidentemente è perché l'Unione Europea gli ha già concesso qualche cosa, e allora il governo italiano deve stare zitto, e questa cosa noi non dobbiamo più farla. E allora abbiamo bisogno davvero di credere ancora una volta e di fare uno sforzo ulteriore, e dobbiamo cercare tutti quelli che non sono andati a votare per le regionali, e dobbiamo cercare di far cambiare idea agli altri. Stasera io vi presenterò brevemente quelli che sono i candidati all'uninominale. Vi ricordo una questione importante e tecnica: quando andrete a votare il 4 marzo avrete 2 schede, una per la Camera e una per il Senato. In quella della Camera e in quella del Senato troverete stampigliati i simboli, e accanto troverete stampigliato il nome del candidato all'uninominale. Più voti prenderà quella persona, più avrà la possibilità di vincere il collegio uninominale. Più collegi uninominali vinceremo, più gli altri candidati, quelli dei collegi plurinominali, avranno la possibilità di entrare.
Quindi nessun voto è perso, nessun voto deve essere dato per amicizia a qualcuno che è un conoscente, un parente, un amico o a qualcuno che risiede nella vostra zona, perché ogni voto non dato al movimento sarà un voto non dato a quelle ragioni che vi ho detto prima, a quegli ospedali mancati, a quella qualità della sanità che nessuno ancora ci riconosce. Questo è quello che dovremmo fare. E allora noi abbiamo aperto il movimento nei collegi uninominali alle migliori energie, come le definisce Luigi. A me piace molto questa definizione, le migliori energie del nostro paese, perché se oggi professori universitari, se oggi giornalisti, se oggi luminari, se oggi persone che in qualche modo davvero rappresentano un valore aggiunto per la società italiana hanno deciso di mandare il curriculum e chiedere al movimento, ma sai che c'è, se voi vi aprite io mi candido con voi, allora vuol dire che siamo diventati un soggetto politico credibile. Vuol dire che qualcuno non sta più avendo vergogna, nonostante la falsa e ignobile pubblicità contraria che ogni giorno i giornali ci fanno contro. Nonostante questo, molte persone e molti cittadini hanno invece deciso di accompagnare questo movimento, si spera, alla guida e al governo di questo paese. E anche noi in Sicilia lo abbiamo fatto. Professori universitari, medici, primari, ingegneri, una pletora incredibile di professionisti, ecco, sta regalando la propria professionalità. Laddove non siamo riusciti a trovare nessuno, abbiamo però avuto la possibilità di appoggiarci su quello che comunque è un valore aggiunto, la solidità di un movimento che può basarsi sull'esperienza di 5 anni di parlamentari che già sono stati al Parlamento e che hanno dimostrato di saper fare politica in maniera seria e onesta, rinunciando anche a vitalizi, prebende e tagliando le cose. Vi ripresento perché così lascio poi brevemente la parola a loro prima di darla a Luigi. Ha 37 anni, è di Ispica e quindi ricade nel collegio di Avola per effetto di questa cosa. È portavoce uscente del Movimento 5 Stelle alla Camera. È stata membro della Commissione Affari Sociali e della Commissione Monocamerale d'Inchiesta sul sistema di accoglienza, identificazione ed espulsione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti e sulle risorse pubbliche impegnate. Tra le battaglie più importanti portate avanti c'è sicuramente quella relativa ai danni provocati dal sangue in petto. È candidata alla Camera per il collegio uninominale di Ragusa, Maria Lucia Foreggio. È portavoce uscente alla Camera, docente laureata con specializzazione sul sostegno. Ha messo a disposizione della Commissione Cultura, Scienze e Istruzione, di cui ha fatto parte, le conoscenze e le esperienze acquisite nell'ambito della scuola. È candidata alla Camera al Collegio di Avola, Maria Marzana. E l'ultimo. Ha 66 anni, è un medico radiologo, per 37 anni ha lavorato all'ASP di Siracusa ed è stato primario di radiologia all'ospedale di Augusta. Da sempre si occupa di prevenzione secondaria, ha ricoperto incarichi di responsabilità di programmi di screening del tumore alla mammella promossi dall'azienda sanitaria di Siracusa. Io lo chiamo Pino perché lo conosco da parecchio tempo, è Giuseppe Pisani ed è candidato al Senato a quella di Siracusa. Brevemente, così dalla loro viva voce sentite quello che hanno intenzione di fare per il Movimento 5 Stelle e per i cittadini della Sicilia. Grazie a tutti. Io sono, come è stato già detto da Giancarlo, ma io dicevo neanche, c'è solo una portavoce uscente alla Camera. Sono candidata all'uninominale di Ragusa e sono capolista nel nostro uninominale che comprende Migliavola, Siracusa, Ragusa e Paternò. Sono onorata e vivo con grande responsabilità il fatto di far parte di questa straordinaria squadra e se mi posso permettere anche una famiglia, perché è questo che siamo stati in tutti questi anni, fin da quando nasciamo con i meetup e quando poi siamo entrati in Parlamento. In questi anni
abbiamo portato avanti davvero tante battaglie. Sicuramente una delle più significative rimane quella sulla Costituzione. Ci siamo battuti per difendere il nostro paese, per difendere la nostra Costituzione, per difendere la democrazia del nostro paese. E credo che questa è una cosa della quale tutti quanti noi, ognuno di noi, deve assolutamente andare fiero. Io in questi anni mi sono occupata insieme ad alcuni colleghi di questioni soprattutto sanitarie, di politiche sociali, mi sono occupata di immigrazione, ho fatto parte di una commissione d'inchiesta che ha indagato sulla gestione dei centri di accoglienza. Ma naturalmente il nostro lavoro si svolge non solo nelle istituzioni ma anche fuori dalle istituzioni, a contatto costante con i territori. Abbiamo incontrato tantissime persone, ci sono state fatte tante segnalazioni, ci siamo fatti carico dei loro problemi, abbiamo cercato delle soluzioni insieme. Siamo sempre stati presenti sul territorio e questo lo sottolineo perché non è assolutamente una cosa scontata, perché molti probabilmente si ricorderanno di voi in campagna elettorale perché magari vi cercheranno il voto. Noi siamo stati sempre presenti sul territorio e sempre disponibili e questa è un'altra cosa della quale vado davvero fiera, perché ognuno di noi ha fatto questo in questi anni in Parlamento. Adesso aspiriamo a governare, lo faremo con Luigi Di Maio. Abbiamo un programma, è con questo che noi ci presentiamo a voi, con un programma che è molto chiaro, che potete conoscere, che avete avuto modo di conoscere da tanto tempo in realtà, perché ci lavoriamo da anni, l'abbiamo fatto con esperti, è stato votato su Rousseau, quindi è un programma non solo per i cittadini ma realizzato con i cittadini, quindi con questo noi governeremo il paese. Però credo che sia molto importante che ognuno di noi faccia la propria parte. Quello che ci accompagna in questa campagna elettorale non è semplicemente un motto, cioè partecipa, scegli, cambia, ma deve diventare davvero uno stile di vita per tutti quanti noi. Ognuno di noi deve partecipare, deve occuparsi della politica, deve occuparsi di ciò che lo circonda. Ognuno di noi deve scegliere, questa volta scegliere il meglio per poter finalmente cambiare. E cambiare meglio perché credo che ognuno di noi se lo merita e ce lo meritiamo appunto innanzitutto noi e poi le generazioni future alle quali noi lasceremo questo paese. Concludo dicendovi che sono davvero fiera ancora una volta di far parte di questa squadra, ci aiuteranno tantissime persone che sono dei professionisti che metteranno a servizio del paese le loro capacità e, come dice spesso Luigi, ci metteranno soprattutto il cuore, perché è il cuore che ci indirizza a fare bene. Grazie. Buonasera a tutti. Sono una portavoce uscente, moltissimi di voi mi conoscono perché sono di Rosolini e sono candidata all'uninominale di Avola. Che cosa chiedete voi alla politica? Io penso che tutti voi siete determinati nel volere dalla politica la competenza, nel volere l'onestà e nel volere il legame del territorio. Bene, competenza, lo diceva prima Giancarlo quando mi presentava, io sono una docente, ho una laurea, una specializzazione e durante questi 5 anni ho lavorato assiduamente con i colleghi in Commissione Istruzione, Cultura e Scienza e quindi mi sono attivata per migliorare il sistema dell'istruzione che è stato falcidiato amaramente da tutte le riforme che si sono susseguite. In particolare il mio impegno è stato proteso ad eliminare la disuguaglianza di opportunità tra studenti e tra docenti del sud e del nord. Vi faccio un solo esempio concreto. Mi sono battuta per l'aumento del tempo pieno nelle regioni meridionali. Vi do un dato. Nelle scuole del nord il tempo pieno è presente in una scuola ogni due. Al sud in 10 scuole su 100 e addirittura in Sicilia in 4 su 100. Quindi in pochissime scuole c'è questa opportunità per gli studenti e di conseguenza anche per i docenti. Ecco perché moltissimi docenti sono costretti a trasferirsi al nord per poter lavorare. Un altro aspetto, qual è? Quello dell'onestà. Allora, io in questi 5 anni ho perseguito i valori di condivisione, di trasparenza,
del movimento, le proposte che sono state elaborate assieme anche a molti di voi, assieme ai cittadini. E ho onorato il codice etico, il nostro codice etico, restituendo più di 200.000 euro in questa legislatura allo Stato e di conseguenza ai cittadini e quindi alle imprese. E poi il legame con il territorio. Durante questi anni sono stata anche a stretto contatto con i cittadini del territorio, in particolare della provincia di Siracusa. Ho dato grande attenzione alle problematiche che riguardano questo territorio. Penso alle battaglie contro le minacce all'ambiente e alla salute nostra, che sono rappresentate dall'attività dei petrolchimici piuttosto che della realizzazione delle discariche, oppure penso alle battaglie anche per il rafforzamento del controllo sul territorio delle forze dell'ordine a causa della criminalità diffusa. Ecco, io mi impegnerò a continuare a coltivare queste qualità ogni giorno e a lavorare quindi assieme a tutti gli altri portavoce a Luigi per migliorare la vita dei siciliani e di tutti gli italiani. Grazie. Buonasera a tutti. Sono Pino Disani, come ha detto Giancarlo, sono un medico di 66 anni. Vi chiederete, ma 66 anni che ci stai a fare qui? Cosa vuoi fare? Bene, io vi dico, ci metto il cuore. Io ho lavorato con il Movimento 5 Stelle in questi ultimi anni e mi piace lavorare con il Movimento 5 Stelle e lavorare per il Movimento 5 Stelle, perché è una forza politica, forse l'unica veramente, che non promette, fa, che fa seguire alle parole i fatti. È una forza politica fatta da uomini e donne onesti, coerenti, che fanno quello che dicono. E per me è un piacere lavorare con loro, perché io da quando sono nel movimento ho ritrovato il senso della collettività, della comunità, del vivere comune, dell'avere un ideale comune. E l'ideale comune è quello che cita sempre Luigi, ed è una frase molto cara a noi medici, cui noi teniamo moltissimo. È una frase che mi commuove certamente, perché è una frase che è molto importante, cioè migliorare la qualità di vita delle nostre collettività. Noi ci battiamo, io da medico l'ho fatto per 40 anni e il pensiero che possa abbandonare la mia professione medica, credetemi, mi commuove, ma ci metterò tutto me stesso, ci metterò il cuore come ho fatto sempre nella mia professione, lo metterò anche in questo nuovo incarico, se dovessimo avere la fortuna veramente di prendere i voti e di avere il collegio al Senato e se avessimo ancora di più la fortuna di avere in mano il governo di questo paese. Sono un medico che ha dedicato la sua professione soprattutto alla prevenzione, cioè alla prevenzione dei tumori. I tumori insieme alle malattie degenerative sono la principale causa di morte oggi nel mondo occidentale. E questa è la conseguenza delle nostre abitudini e dei nostri comportamenti che sono profondamente radicalmente cambiati e del danno che facciamo all'ambiente. Il binomio salute e ambiente è un binomio stretto e inscindibile. Tutto ciò che noi facciamo di male al nostro ambiente si ripercuote inevitabilmente sulla nostra salute. Vi basti guardare le statistiche mondiali che dimostrano che in quei paesi in cui c'è il maggiore inquinamento ambientale si registra il più alto numero di malattie degenerative, di malattie tumorali. Questo accade anche da noi. Questo accade anche nel territorio dove abito io risiedo ad Augusta, accade a Siracusa, dove, come ha detto bene Maria, c'è un polo industriale, c'è un polo petrolchimico che ha portato sì benessere effimero, perché nel giro di una o due generazioni questo benessere scomparirà, perché dobbiamo andare verso le energie ecosostenibili, abbandonare i fossili, ma a fronte di questo benessere ha portato dei danni incredibili, notevoli
alla salute delle persone. Bene, io mi batterò per difendere, per tutelare i diritti alla salute, i diritti alla qualità di vita, veramente, come dice Luigi, frase che io apprezzo moltissimo. E permettetemi in ultimo di ringraziare Giancarlo e Luigi per la loro scelta. Sono onorato veramente di continuare a lavorare con il movimento e per il movimento. Io spero di avere davanti il futuro e più giovane d'Europa e il primo ministro d'Italia. Quindi... Grazie di essere qui, è stata una giornata bellissima. Dopo oltre 2 mesi torno in Sicilia, siamo stati 3 mesi insieme per la campagna delle elezioni regionali e volevo dirvi che, come diceva Giancarlo, il risultato che abbiamo raggiunto, quello del 35%, è un risultato che ci fa ben sperare, perché nel 2012 alle regionali avevamo ottenuto il 18% e abbiamo raggiunto il 25% dopo 3 mesi alle politiche. Quest'anno abbiamo ottenuto il 35% alle regionali e quindi ogni risultato è possibile per le elezioni politiche per arrivare al governo della nazione. Come sempre è la Sicilia quella che avvia i grandi cambiamenti, siete voi siciliani quelli che avviano i grandi cambiamenti e sebbene ci abbiano battuto grazie ai voti degli impresentabili, dei galeotti e ai voti che si andavano a prendere nelle case di riposo, io vi assicuro che questa volta alle elezioni nazionali le condizioni politiche saranno migliori e possiamo governare l'Italia, dipenderà anche da voi. Sono venuto a dirvi quello che con Giancarlo vi ho già detto durante la campagna delle regionali, che se andiamo al governo del paese dovremo proteggere le nostre comunità, i nostri prodotti enogastronomici, i nostri prodotti agroalimentari, dovremo proteggere le nostre terre per il turismo, dovremo proteggere i nostri giovani che vanno all'estero. Dobbiamo necessariamente cominciare a proteggerci. Che cosa significa? Cominciamo dall'Europa, voi siete una terra di eccellenze dell'agricoltura, dei prodotti che vengono dalla terra. La stanno distruggendo col pomodoro del Camerun, con tutto quello che arriva di derrate alimentari che neanche conosciamo, perché molto spesso sono segrete e non conosciamo le derrate alimentari, le quantità che si importano in Italia. Bene, questo è un problema europeo, non è un problema soltanto italiano. E allora dobbiamo cominciare a farci sentire in Europa. Io vi assicuro che se andiamo al governo, ai tavoli europei, cominceremo a farci ascoltare. Diamo 20 miliardi di euro come italiani delle nostre tasse al funzionamento dell'Europa, al funzionamento delle istituzioni europee. Ce ne rientrano soltanto 12 in fondi europei di dubbio utilizzo. Allora o cominciano ad ascoltarci oppure una parte di quei 20 miliardi li utilizzeremo per difendere i nostri agricoltori lasciandoli in Italia, non mandandoli a far funzionare il Parlamento Europeo o la Commissione Europea. Se vogliamo proteggerci, questo è il momento, perché gli altri paesi lo stanno facendo, stanno proteggendo i loro prodotti, stanno proteggendo i loro lavoratori, stanno proteggendo i loro giovani. Solo lo Stato italiano si è svenduto per qualche euro ai tavoli europei. Io non potrò mai dimenticare quando sono stato a Bruxelles a chiedere una cosa anche probabilmente molto ingenua, che è stata: ma scusate, ma perché in tutto il Mediterraneo gli unici porti aperti che accolgono per i salvataggi nel Mediterraneo i migranti sono quelli italiani? E loro mi risposero all'agenzia Frontex, che è l'agenzia che gestisce i confini dell'Unione Europea: siete stati voi ad aprirli in cambio di qualche decimale di flessibilità per finanziare gli 80 euro e o i bonus elettorali del vostro governo. Siete stati voi a dare questa disponibilità. Ricordiamocene sempre queste cose. Io vi chiedo un po' di memoria, perché anche io dimentico facilmente gli eventi politici, anche quelli che mi hanno interessato negli ultimi 5 anni. A volte li dimentico, perché immagazziniamo troppe cose, le dimentichiamo. Ma ricordiamoci sempre chi ci ha fatto del male, altrimenti rischiamo ancora una volta di affidarci al nostro carnefice.
che può essere il centrodestra o il centrosinistra, che non significa niente più, perché ognuno di voi si potrà sentire di destra o di sinistra. Ma mi deve dire, quella sinistra che doveva difendere i lavoratori, che cosa ha più di sinistra dopo che ha abolito l'articolo 18 e ha fatto i contratti più precari della storia del paese? E mi dovete dire, che cosa significa centrodestra, partiti di centrodestra, dopo che tanti imprenditori, commercianti, professionisti hanno votato la destra e si sono ritrovati con il governo che utilizzava Equitalia e gli studi di settore contro chi faceva impresa, gli ha aumentato la tassazione, addirittura l'IVA gli hanno aumentato sotto il governo Monti, votandola e dicendo che era colpa di Monti. Certo, Monti ha le sue responsabilità, ma ricordiamoci che lì legge Fornero, aumenti dell'IVA, IMU, le hanno introdotti insieme votandole quelle cose. Non ce lo dimentichiamo, altrimenti rischiamo di leggerci i programmi ancora una volta e dire che sono dei bei programmi, oppure di fidarci di qualche foglia di figo, di qualche testa di legno. Ve l'avevamo detto che non stavate leggendo Musumeci come presidente, ma Miccichè. E infatti così è andato. Tanto è vero che il programma politico di quel signore lo abbiamo conosciuto non appena è stato eletto a capo dell'Assemblea dell'ARS. Non si tagliano i costi della politica, non si tagliano i vitalizi e si aumentano gli stipendi ai dirigenti dell'Assemblea regionale siciliana. Questa è stata la sua prima dichiarazione politica agli italiani quando è diventato presidente dell'Assemblea regionale siciliana. E un po' mi è dispiaciuto, perché da quest'altra parte c'era una forza politica che il vitalizio, gli stipendi e i privilegi se li era già tagliati senza aspettare una legge e non vedeva l'ora di fare una legge per applicarlo tutti quanti. Lo faremo dal governo del paese, io questo ve lo assicuro, perché migliorare la qualità della vita degli italiani, che è il punto numero uno dei punti per cui noi ci stiamo candidando a governare il paese, è non solo un'ambizione, ma l'esigenza a cui tutti dobbiamo mirare. Qui sono giorni, mesi che ci dicono che la disoccupazione giovanile sta calando, ci stanno dicendo che l'occupazione sta aumentando in generale e ci stanno dicendo che il PIL cresce. E guardate che mentono dicendo la verità, o dicono la verità mentendo, perché io posso immaginare la frustrazione di un giovane italiano che vede scendere la disoccupazione giovanile e dice: ma com'è che solo io non riesco a trovare lavoro? Perché sono rimasto l'unico a questo punto, visto che cala a ritmi del 5% anche in un anno? Beh, a quelle persone, che molte le incontro, dico sempre: non vi lasciate scoraggiare da questi dati, perché la disoccupazione giovanile sta calando non perché aumenta l'occupazione giovanile, ma perché stanno uscendo fuori dal computo quelli che se ne vanno all'estero e quelli che smettono di cercare lavoro, perché la disoccupazione si calcola tra quelli che cercano lavoro tra i giovani e quelli che trovano lavoro. Se io smetto di cercarlo o me ne vado all'estero e quindi smetto di cercarlo in Italia, la disoccupazione giovanile cala. Quindi non ci facciamo fregare da questi dati, e non ve lo dico perché non sono contento che cali la disoccupazione giovanile, ma io voglio che veramente scenda e che quindi veramente i giovani trovino lavoro. Andate a dire a uno di quei ragazzi vittima del Jobs Act che ha contratti a un giorno che ha trovato lavoro e che quindi per quello la disoccupazione sta calando. Andate a dire a quei giovani che venivano pagati con i voucher per ogni cosa fino a qualche mese fa, o andate a dire a quelli che gli fanno i contratti di apprendistato, li spacciano per lavoro, gli danno garanzia ai giovani, gli dicono che stanno lavorando. Andate a dire a quelle persone che hanno trovato lavoro, andate a dirgli pure di farsi una famiglia, di trovarsi una casa, con quel livello di aspettativa di lavoro che dura pochi giorni. Il 33% dei contratti interinali in Italia dura un giorno. Di meno non credo possa durare, solo per questo non dura di meno. Siamo a questi numeri qui, ma noi non vogliamo assolutamente utilizzare quei dati. Io non vengo a dirvi aumenteremo la disoccupazione giovanile di 10 punti, 5 punti o di 3 punti. Io vengo a dirvi che vinceremo il giorno in cui voi percepirete un miglioramento della vostra qualità della vita, al di là dei dati, al di là del PIL, al di là degli indici. Quante leggi hanno fatto contro la corruzione? Ma non mi pare che la percezione della corruzione si sia abbassata. Quante leggi contro l'evasione hanno fatto? Ma non mi pare che gli evasori non siano più a piede libero e facciano quello che vogliono.
quante leggi hanno fatto per la scuola, anche la buona scuola, era buona per suo nome, ma non mi pare che la qualità della vita degli insegnanti e degli studenti sia migliorata. E allora su questo noi vogliamo puntare, sulla vostra percezione di miglioramento. E quando diciamo andiamo al governo e vinciamo le elezioni, non stiamo pensando al giorno in cui entreremo a Palazzo Chigi, stiamo pensando al giorno in cui dal Parlamento e dai ministeri cominceremo a fare quelle cose che state aspettando da 30 anni e non si fanno, e nessuno ha mai avuto il coraggio di farle, perché fare la cosa giusta significa inimicarsi quei parassiti sociali che per anni hanno mangiato nelle tasche delle vostre famiglie. Migliorare la qualità della vita significa sicuramente lavoro, ma lavoro dobbiamo capire che cosa significa. Io ho conosciuto in questi ultimi mesi diverse aziende che stanno fornendo macchinari alle aziende italiane e mi dicono: noi abbiamo tanto lavoro da dare, ma non abbiamo le professionalità, non le riusciamo a trovare. Allora io credevo che stessero cercando qualche ingegnere nucleare o qualche astrofisico o qualche persona che uscisse da 10 master. Tutti mi hanno detto, tutte queste aziende che cercano lavoro, cioè lavoratori in tutta Italia, mi dicono: basta che ci mettete a posto i vecchi istituti tecnici, gli istituti commerciali che sono diventati la cenerentola dell'istruzione italiana. Da lì ci servono il vecchio perito con le nuove competenze per mettere mano ai macchinari di industria 4.0 e cominciare a fare nuove assunzioni tra queste persone. Mi dicono: non riusciamo a trovarlo, l'alternanza scuola-lavoro non funziona. I programmi didattici sono bloccati a 20 anni fa e non c'è collegamento tra chi vuole assumere e chi forma nella scuola. Il risultato è che ogni volta che si assume bisogna riformare da capo la persona che assume. Ma questa è una follia. E per farlo basterebbe una cosa: lasciare un po' libere le scuole e le aziende di comunicare tra di loro, senza troppe carte, scartoffie e burocrazia. Lasciargli la possibilità, la libertà di mettersi insieme e lavorare insieme per dare lavoro ai giovani che escono dagli istituti superiori e che escono dalle università. Questo obiettivo lo possiamo raggiungere? Sì. Perché non si raggiunge? Perché in tutti questi anni la scuola pubblica l'hanno smantellata per favorire quella privata. È inutile che ce la raccontiamo, perché quelle private, come le università, pure le scuole private, io non ho nulla contro, ma hanno finanziato le campagne elettorali dei partiti di governo per decenni e gli hanno chiesto di smantellare la pubblica per spostare i vostri figli verso la privata. E così vale anche per la sanità. La sanità è stato il grande bancomat della politica, e lo è ancora. Come la riusciamo a mettere a posto la sanità per migliorare la vostra qualità della vita? Mettendoci soldi? No, prima di tutto mettendo dei manager che non siano di nomina politica, ma che siano lì per merito. Perché se mettiamo gente che è lì per merito, non continuerà a far lavorare la sanità per la politica, ma a lavorare per voi. La metterà a lavorare per i pazienti, a lavorare per i cittadini. Questo è il nostro obiettivo. Eppure questa è una riforma a costo zero. Non devi metterci soldi, devi solo cambiare i parametri di nomina. E finalmente gli ospedali cominceranno a pensare ad ottimizzare le risorse per migliorare il servizio e non a utilizzare i soldi per fare bandi di gara improbabili e dare appalti alle aziende che hanno finanziato la campagna elettorale del governatore regionale che ha vinto. È questo quello che dobbiamo provare a fare. Sanità, istruzione. Ma perché nella scuola c'è bisogno di un'altra riforma ancora? Nella scuola c'è bisogno di metterci soldi, se veramente vogliamo farla decollare. E la scuola ha un unico obiettivo: garantire ai nostri figli un'istruzione e una capacità, uno spirito critico. Ma prima di tutto dobbiamo fare in modo che quando io mando mio figlio a scuola non gli cada il tetto sulla testa, non faccia lezione in un'aula con 30 studenti in una classe pollaio e che il suo insegnante non cambia ogni anno, ogni 6 mesi. Questi obiettivi li possiamo raggiungere se cominciamo a mettere soldi nella stabilizzazione dei docenti, nell'edilizia scolastica e a aumentare anche il reclutamento dove serve. Ma oggi che cosa hanno fatto? Hanno messo una toppa, hanno utilizzato la buona scuola per dire che aumentavano le assunzioni, come quando si dice che è aumentata l'occupazione. Abbiate pazienza, voglio dare questo dato: l'occupazione non è aumentata, sono aumentati i contratti.
e i contratti che sono aumentati ci dicono che mancano 1 miliardo di ore di lavoro rispetto al periodo prima della crisi. Quindi vi dicono: abbiamo raggiunto l'occupazione pre-crisi, peccato che mancano le ore, hanno fatto contratti con meno ore. Ed è per questo che aumenta il PIL, ma aumenta anche il livello di povertà in Italia. Come si contrasta il livello di povertà? I nuovi poveri prima di tutto sono i pensionati. Se voi andate alle Lenze oggi, anche al nord, nelle regioni più ricche, vi diranno che il 70% degli italiani che vanno alle Lenze dei poveri sono pensionati. Perché questo è un paese incivile che eroga pensioni sotto la soglia di povertà. L'Europa ci dice che per arrivare a fine mese almeno devi garantire un reddito di 780 euro e a una coppia di pensionati di 1150, e qui si erogano ancora pensioni di 500, 400 o addirittura 300 euro dopo 30 anni, 40 anni di lavoro. E quello stesso pensionato deve vedere all'Assemblea regionale siciliana o al Parlamento italiano un parlamentare che dopo 4 anni e 6 mesi va in pensione con 1000 euro al mese a 60 anni. È questo che ha fatto disinnamorare, allontanare le persone dalle istituzioni. E se noi vogliamo migliorare la vostra qualità della vita, vi devo anche togliere un po' di incazzature, se permettete. Quindi dobbiamo cominciare a eliminare i privilegi, che sono prima di tutto eliminazione delle ingiustizie sociali. Spostare tutti quei soldi su due provvedimenti. Lavoro ai giovani, che significa oggi reddito di cittadinanza, che non significa dare i soldi alle persone che non fanno nulla. Se uno a 18 anni o a 50 anni perde il posto di lavoro o a 18 anni non lo trova, deve entrare in un programma di formazione lavoro, un programma come esiste in tutti i paesi europei, che non è la nostra formazione regionale che non ha mai incrociato la domanda e l'offerta e ti forma per cose che non servono a nulla. Noi dobbiamo fare una cosa: quando io perdo il posto di lavoro, lo Stato mi chiama e mi dice: io ti offro questo programma di formazione, mi dai 8 ore di lavoro settimanali gratuite per il comune in cambio del reddito che ti do mentre tu ti formi. Dopodiché ti faccio 3 proposte di lavoro, ti ho formato per queste 3 proposte. Se non le accetti, perdi il reddito. Se le accetti, entri nel mondo del lavoro. Voi direte: ma da dove vengono queste 3 proposte di lavoro? Da una cosa molto semplice: quando si corrisponde il reddito di cittadinanza, si mettono 17 miliardi di euro in circolo nell'economia. Ci sono persone che le andranno a spendere presso i negozi, presso le imprese, presso gli esercizi commerciali, e faranno crescere il PIL di 1% percentuale all'anno. Queste sono le nostre stime. Aumenta il gettito e così possiamo aumentare le occasioni di lavoro per lo Stato. Questo strumento esiste ovunque, solo da noi non esiste. Solo da noi si sono sperperati soldi, molto spesso inutilmente, in strumenti assistenzialistici che non servivano a nulla e che hanno solo sperperato soldi delle vostre tasse. Il reddito di cittadinanza è un punto e la pensione di cittadinanza da un altro, che è nella stessa legge, è sempre negli stessi 17 miliardi ed è uno strumento che serve a garantire a tutti i pensionati minimi di non avere una pensione sotto i 780 euro al mese. Lo possiamo fare con un ammontare complessivo che costa meno di quello che vi è costato il Jobs Act in questi anni e che vi ha solo distrutto ulteriormente la vita precarizzandola. Quello vi è costato 20 miliardi. Il reddito di cittadinanza costa 17 il primo anno, 14 il secondo, e poi comincia a calare perché reinseriamo lavorativamente le persone. Di cosa stiamo parlando? Dove trovate i soldi per il reddito di cittadinanza e la pensione di cittadinanza? Io voglio cominciare a chiedermi: dove trovo i soldi per pagare 1 miliardo di euro il palazzo della Camera, non dove trovo i soldi per i bisognosi in Italia. Invertiamo un attimo le priorità. Ma non è solo questo. Voi siete una terra che ha tanto potenziale dal punto di vista turistico, io la conosco benissimo, in 3 mesi ho visto tutto in Sicilia, veramente posso dire di conoscerla benissimo. Ed è una regione che oggi, come diceva sempre Giancarlo in campagna, fa lo stesso numero di turisti della sola Rimini. E l'Italia non è messa meglio. Ci sono delle regioni che tirano, e tirano per milioni di turisti. E poi ci sono altre che sono in affanno, ma non meritano questo affanno, perché hanno tantissimo da dare dal punto di vista turistico. Ma dobbiamo risolvere prima una cosa. Non possiamo pensare che quando si va all'estero vado a terra a Pechino e trovo la pubblicità di un comune italiano. Che senso ha sperperare soldi con regioni che si fanno la guerra l'una contro l'altra per attrarre turisti, o comuni che si fanno la guerra l'uno contro l'altra per attrarre i turisti?
Noi dobbiamo ricostruire e ricostituire il Ministero del Turismo in Italia, perché noi dobbiamo diventare il primo paese in Europa per flussi turistici, e lo dobbiamo fare pubblicizzando l'intera Italia con le sue bellezze, le sue caratteristiche, andandoci a prendere i turisti per ogni peculiarità regionale che abbiamo, ma lo dobbiamo fare di nuovo centralizzando le politiche turistiche. Non possiamo farlo sempre con risorse che si sperperano per le più improbabili iniziative, come anche qui, ma come anche nella mia regione che è la Campania, come in tante regioni del nord. E allo stesso tempo non dobbiamo pensare che il turismo sia solo beni culturali o bellezze naturali. Certo, noi siamo i leader del mondo per bellezze dell'UNESCO, per bellezze naturali, ma il turismo è anche enogastronomia, quella che qui coltivate. Il turismo è anche shopping del nostro design, della nostra moda italiana. Ma è mai possibile che uno straniero che visita il sito italia.it non trova una piattaforma e-commerce per comprare i prodotti italiani, i prodotti del Made in Italy? Nell'era di Amazon, di eBay, di tutti i marketplace che esistono, il sito italia.it è ancora un sito in cui ci sono dei post che ti dicono: vieni qui e ti facciamo scoprire questa cosa. Il vero grande ambasciatore dell'Italia è il Made in Italy nel mondo. Noi siamo la prima forza europea per export. Le nostre aziende stanno portando in tutto il mondo il Made in Italy, che se fosse un brand potrebbe essere il terzo marchio più conosciuto al mondo dopo Visa e Coca-Cola. E non c'è una politica strategica per portare il Made in Italy fuori e attirare i turisti qui. Non esiste. Come non esiste un'altra politica strategica, che è la più importante di tutte. Viene ancora prima delle pensioni e del lavoro, che è la famiglia e la crescita demografica. Qui continuano a parlare di crescita economica, ma siamo l'ultimo paese che fa figli in Europa, l'ultimo. La Francia è il primo paese in Europa che fa figli, perché loro hanno più voglia di fare figli di noi, a me non risulta. Ci sono delle ricerche del 2015 che ci spiegano come l'Italia sia il paese che ha più voglia di fare figli in Europa, il primo. Però siamo l'ultimo che ne fa. Dove non funziona? Che cosa c'è che non funziona? Non c'è niente di cui, per cui perdere la testa. Andate in Francia e venite a sapere che lo Stato, fino al terzo figlio, quando fai un figlio, ti paga pannolini, babysitter, asilo nido, assegno di istruzione, assegno di mantenimento, fino al terzo figlio, fino al terzo anno d'età, tutti. Beh, è logico che sono il primo paese per nascita, perché i figli sono un atto d'amore, ma proprio perché sono un atto d'amore vogliamo garantirgli una vita serena, soprattutto nei primi anni d'età. E allo stesso tempo la Francia ha il reddito di cittadinanza, che ti consente nei momenti di incertezza, anche quando hai una famiglia, di avere un paracadute sociale con cui atterrare e non rischiare di rimanere senza un lavoro, né te, né tuo marito o tua moglie, mentre hai dei bambini. E infatti nella nostra legge sul reddito di cittadinanza, se tu sei una famiglia e hai due figli sotto i 14 anni, hai un reddito di 1.700 euro se perdi il lavoro, tu e tua moglie, e avete un programma di formazione professionale per essere reinseriti. E allora è tutta un'altra prospettiva nel fare figli e nell'essere il primo paese per crescita demografica in Europa. Lo possiamo diventare, ma dobbiamo cominciare a investire il 2,5% del PIL nella famiglia. Sono 17 miliardi. Il 17 torna spesso, ma non è un numero sfortunato in questo caso, è un numero fortunato, perché questi altri 17 miliardi lo sapete dove possiamo andare a prendere? In Italia voi spendete ancora di vostre tasse 16,5 miliardi di euro all'anno per finanziare il petrolio e il carbone in un paese in cui c'è geotermico, eolico, fotovoltaico e di ogni tipo di idroelettrico di ogni tipo. E continuate a dare incentivi con le vostre tasse per 16,5 miliardi di euro al petrolio e al carbone. Ma di che parliamo? Questi soldi vanno tagliati, noi dobbiamo investire sulle rinnovabili, ma non le rinnovabili, le distese di fotovoltaico nei campi o i pali eolici. La sfida non è più creare 1 milione di kilowatt con un impianto fotovoltaico. Noi dobbiamo creare dei cittadini, 1 milione di cittadini che possano creare 1 kilowatt a testa sul tetto della propria casa o sul capannone della propria azienda. E questa è la rivoluzione energetica che dobbiamo fare, dando degli incentivi alle famiglie. Sono sicuro che anche questa zona qui è una zona in cui l'edilizia per anni è andata bene. Ne sono sicuro, perché l'edilizia è stato, insieme all'agricoltura, all'enogastronomia, insieme al turismo, è stato un nostro volano in passato.
Poi l'edilizia si è fermata perché ci eravamo messi in testa di costruire sempre nuovi immobili e a un certo punto non si è venduto niente più. Ma oggi la sfida per rilanciare l'edilizia e dare lavoro a giovani e meno giovani nell'edilizia è ristrutturare energeticamente le nostre case. Voi pagate le bollette energetiche più alte d'Europa, le più alte, perché non c'è uno Stato che vi dà incentivi per ristrutturare le vostre case e cambiare gli infissi, coinventare le strutture abitative, cambiare il tipo di fonte per la vostra cucina, di fonte energetica per la vostra cucina. La Germania l'ha fatto con la banca pubblica degli investimenti, ha fatto una banca pubblica e ha dato i crediti alle famiglie, i prestiti alle famiglie o gli incentivi alle famiglie, e facendo così le famiglie ristrutturavano la propria casa, abbassavano il costo della bolletta elettrica, della bolletta dell'acqua, perché disperdevano meno calore e consumavano meno energia. Come lo possiamo fare in Italia? Con uno strumento che si chiama ecobonus. Esiste già, ma per chi l'ha utilizzato sa bene che l'ecobonus non funziona per una semplice ragione: io ti do il 30% di sconto per ristrutturare la tua casa, ma lo devi ammortizzare con una detrazione sul tuo stipendio o la tua pensione che dura anche 10 anni, e quindi non funziona, perché io devo poter monetizzare quel bonus immediatamente. Allora noi ci siamo inventati una cosa, si chiama certificati di credito fiscale, nulla di complicato. Voi volete ristrutturare la vostra casa per abbassare il costo dell'energia che disperdete, per abbassare i costi delle bollette, chiamate un'azienda dell'edilizia, avete il 50% di sconto dallo Stato, 50% glielo date con i vostri soldi all'azienda, un altro 50%, con un altro 50% lo pagate all'azienda con un certificato che vi dà lo Stato, si chiama certificato di credito fiscale. L'azienda prende il certificato, va in banca, monetizza il certificato e poi la banca ammortizza per 10 anni la detrazione fiscale, tanto ha tutto il tempo per farlo, a differenza di un cittadino che ha bisogno di poter monetizzare subito e risparmiare subito, altrimenti non è un ecobonus. Così rilanciamo l'edilizia, rendiamo più sostenibile la nostra produzione energetica e allo stesso tempo diamo la possibilità agli italiani di ristrutturare la propria casa. Questa è una ricetta che esiste in tutti i paesi d'Europa e ci permette di creare più lavoro e più sviluppo. Il problema qui, signori, non è l'idea, perché le idee sono tutte belle, i programmi sono tutti belli, e quello che stiamo dicendo noi, anche nei 20 punti, non è nulla di rivoluzionario, permettetemi. Qui il problema è chi vi propone la proposta politica, chi avanza la proposta politica. Se i programmi sono tutti belli, la differenza dove sta? Se è più simpatico uno o un altro, non mi pare che sia questo il metro con cui dobbiamo decidere. Se è più rassicurante uno o un altro, sono tutte teste di legno queste rassicuranti, poi dietro c'è sempre qualcun altro, come è capitato qui in Sicilia alle regionali. Qui il tema è la libertà. Noi non potremo mai rilanciare il lavoro nelle energie rinnovabili finché le campagne elettorali saranno finanziate dai petrolieri. Non potremo mai rilanciare le energie, non potremo mai rilanciare la scuola pubblica finché le campagne elettorali dei partiti saranno finanziate dalla scuola privata. Non potremo mai rilanciare la sanità pubblica finché la sanità viene utilizzata come bancomat. Quello che io vi chiedo è di farvi una domanda quando ci ritroviamo a leggerci un programma: ma a questi la campagna elettorale chi gliela finanzia? Perché se la risposta è che la finanziano i cittadini, come vale per noi, che non prendiamo finanziamenti pubblici e non prendiamo soldi dalle grandi lobby, allora possiamo leggerci il programma. Ma se la risposta è che la campagna elettorale gliela finanziano le grandi lobby di questo paese, le banche o addirittura le organizzazioni criminali, tanto lo sappiamo dove vanno i soldi delle organizzazioni criminali, ma che ve lo leggete a fare il programma? Quelli governeranno per chi gli ha dato i soldi, mica per voi che gli avete dato i voti. Abbiate questa accortezza, ve lo chiedo, perché tutti quanti siamo responsabili quando andiamo a votare, e il voto prevede una serie di responsabilità, anche quella di informare. La Sicilia ha bisogno di infrastrutture, di lavoro, di una sanità messa a posto, ha bisogno di una scuola che funzioni e ha bisogno anche di sviluppo economico attraverso nuove tecnologie. Io credo che in tutti questi anni le nuove tecnologie sviluppate ci possano già consentire, tutte quelle sviluppate in questi anni, di affrontare i grandi temi che non si riescono ad affrontare. Ve ne spiego uno: l'evasione fiscale.
Ora, il tema dell'evasione si è risolto nel fatto che si perseguitava il commerciante con lo scontrino. Questo è stato il modo in cui si è risolto il problema dell'evasione in Italia. Si sono fatte le leggi antievasione che hanno combattuto quelli che le tasse le pagavano. Pensiamo agli studi di settore, lo split payment, lo spesometro, il redditometro. Gli unici che ne hanno risentito sono le persone oneste che hanno sempre pagato le tasse e adesso devono pagare ancora di più professionisti per riuscire a districarsi in questa giungla delle mille certificazioni e scartoffie. Ma questa roba va abolita. Questa non serve a niente, questa roba qua. Se vogliamo combattere i grandi evasori, bisogna unire le banche dati della pubblica amministrazione, cominciare a mettere insieme Camera di Commercio, Regione, Comune, INPS, Agenzia delle Entrate, incroci questi dati e hai tutte le informazioni che ti servono per capire chi sta facendo il furbo e chi si sta comportando onestamente, senza stressare i cittadini con i controlli e senza stressare i cittadini con la burocrazia, perché la burocrazia ha contribuito a creare ancora più evasione e a creare più corruzione. Alla fine il corrotto in Italia è un politico o un funzionario pubblico che si interpone tra te e un diritto spacciandolo per un favore. Lo può fare perché il sistema è così complicato che tu non pensi mai di poter arrivare a quel diritto seguendo il diritto. Devi sempre chiedere a qualcuno, ormai anche per la carta d'identità in un comune, bisogna chiedere a qualcuno che ti faccia la cortesia di rilasciartela, altrimenti anche quello diventa complicato. Oggi noi questo dobbiamo fare, informatizzare lo Stato per renderlo più semplice, non complicarlo con nuove leggi. Ed è per questo che leggerete di 400 leggi inutili da abolire in cima ai nostri 20 punti. Perché i programmi del futuro non sono le nuove leggi da fare, i programmi del futuro sono i soldi da stanziare. Mentre le leggi bisogna farne un elenco di quelle che non servono, di quelle inutili che ci stanno rendendo la vita un inferno e cominciare ad abolirle. Allora aboliamo quella sullo split payment, sul redditometro, sullo spesometro, ma anche la buona scuola, la legge Fornero, Jobs Act, cominciamo a liberarci di tutta questa roba. Perché guardate che la legge Fornero, lo sappiamo tutti, la legge Fornero non è una legge che riguarda solo i meno giovani che devono andare in pensione, è una legge che riguarda i giovani. Il giorno in cui si è fatta la legge Fornero e si è espulso dal mondo del lavoro un milione di giovani, è quel giorno in cui un milione di persone non potevano andare più in pensione. È un rapporto, una staffetta generazionale. Quindi se vogliamo rilanciare oggi il lavoro giovanile, dobbiamo far andare in pensione le persone. E voi mi direte, ma i soldi dove li prendiamo? Signori, il bilancio dello Stato è oltre 800 miliardi di euro. Ci sono 30 miliardi di euro da recuperare, qualcuno dice anche 50 miliardi di euro da recuperare di sprechi che ci sono nel bilancio dello Stato. E abbiamo già tutto fatto, tutto pronto, perché per anni si sono nominati i cosiddetti commissari alla spending review che dovevano fare i piani per spiegare ai governi dove andare a tagliare. E hanno fatto dei piani veramente efficaci, eccellenti, sulla carta. Quando poi si portava questa carta al Presidente del Consiglio o al Ministro dell'Economia, gli si diceva, guardi, dobbiamo iniziare dalle 8.000 società partecipate che ci sono in Italia. Sono 8.000, dobbiamo scendere con un accorpamento sotto i 1.000 e comunque teniamo a lavorare chi ha sempre lavorato in queste aziende e si è comportato bene. La risposta del Presidente del Consiglio era non eliminare gli enti inutili, ma mandare a casa il commissario della spending review che aveva proposto l'eliminazione degli enti inutili. Perché? Perché c'era sempre una telefonata che veniva dal presidente di regione di turno o dal sindaco di turno che diceva al presidente del consiglio dello stesso partito: caro amico, io ti ho portato i voti perché ho piazzato i miei lì dentro, se tu me li elimini quegli enti, io poi i voti non te li porto più. Questo è stato il ragionamento. E io nel mio piccolo l'ho visto da vicepresidente della Camera. Quando sono arrivato lì, il palazzo costava 1 miliardo e 200 milioni di euro. Oggi vi costa 400 milioni di euro in meno. Non è tanto, perché ci sarebbe tanto altro da tagliare. Però io volevo capire perché un palazzo del genere vi costasse oltre 1 miliardo di euro. Un palazzo a Roma. Uno. Volevo capire perché. Insieme a Riccardo Fraccaro abbiamo fatto questo lavoro nell'ufficio di presidenza della Camera. All'inizio era tutto, no, qui non si può tagliare nulla, è tutto utile, è tutto importante, tutto spesa corrente, la legge non ce lo consente, bla bla bla. Poi vi ho detto, dateci i bilanci, fateci vedere che cosa c'è scritto qui dentro. E ci abbiamo trovato anche la famosa polizza assicurativa per rimborsare i parlamentari dalle punture di insetto, dalle insolazioni, dagli incidenti per guida in stato d'ebbrezza, 300.000 euro all'anno. 1 milione di euro che si spendevano per
i rimborsi spesi agli ex parlamentari. Cioè voi avrete mandato Cirino Comicino in giro per 20 anni da ex parlamentare a spese vostre senza che servisse a nulla. Non so per fare cosa, perché pagare i viaggi a uno che non è più parlamentare? Posso capire a chi lo è per le spese di esercizio di mandato. E inoltre i famosi 30 milioni di euro di affitti d'oro che si pagavano ogni anno, che la Camera pagava, guardate, questo poi è la follia dello Stato. Voi per comprare una casa e per farvi un mutuo dovete dare delle garanzie che a volte non basta neanche, non lo so, mettere a garanzia la propria testa per avere un mutuo. Gli affitti d'oro della Camera sono una storia sensazionale, avvincente, perché colui a cui hanno firmato il contratto di affitto nel 98, quel palazzinaro che ha firmato il contratto con la Camera e che ha ottenuto dal 98 ad oggi 32 milioni di euro, 31 milioni di euro, non possedeva i palazzi quando ha firmato il contratto. Cioè è andato a firmare il contratto, con quel contratto firmato è andato in banca, si è fatto il mutuo e ha comprato i palazzi che in realtà aveva già affittato. Voi pensate alla follia di questa storia. Ma non basta, perché poi dopo 20 anni siamo arrivati noi, perché per 20 anni nessuno ne aveva parlato di questa roba qua. E abbiamo detto, scusate, stiamo pagando 30 milioni di euro all'anno per due palazzi che ne valgono 10 milioni di euro, che non erano neanche di quelli a cui avete dato i 30 milioni di euro e che tra l'altro non ci servono perché abbiamo già i palazzi di nostra proprietà del demanio pubblico. Eliminiamoli. Avete pagato per 20 anni, adesso la nostra proposta è eliminiamo. La risposta fu, la legge non ce lo consente perché gli abbiamo fatto pure un contratto senza clausola di recesso. Fantastico. Però quando ti dicono la legge non ce lo consente, ci dobbiamo sempre chiedere una cosa: chi è che la fa la legge? Quella stessa persona che mi stava dicendo che la legge non lo consentiva, cioè un parlamentare della Camera. Abbiamo cambiato la legge, come abbiamo cambiato alcuni regolamenti interni, e voi oggi, grazie al nostro lavoro fatto in Parlamento in questi anni, non pagate più la polizza assicurativa del futuro insetto, i viaggi agli ex parlamentari e gli affitti d'oro. È poco, non è tanto, perché abbiamo tanto ancora da tagliare. Ma vi racconto questa storia perché la cosa interessante succede il giorno dopo che abbiamo fatto saltare gli affitti d'oro, che quel tipo che li prendeva, quel palazzinaro, va dai giornali e va a vendicarsi. Io pensavo si volesse vendicare con noi, invece si è vendicato con gli altri partiti, quelli là che gli avevano sempre garantito quei 30 milioni di euro all'anno, e dice: è vero che io prendevo tutti questi soldi, è vero che io prendevo 30 milioni di euro all'anno, erano una barca di soldi, però io ad ogni campagna elettorale di quei 30 milioni di euro davo soldi per finanziare le campagne a tutti quelli che me li garantivano, e se non erano soldi erano assunzioni che mi chiedevano nell'azienda. Allora è tutto qua, la storia è tutta qua. Quella vicenda è stata la mia grande scuola politica. Siccome è iniziata all'inizio della legislatura, ogni volta che vedevo uno spreco mi chiedevo chi ci stesse mangiando sopra. E alla fine il circolo si chiudeva sempre, il circuito si chiudeva sempre nel partito che l'aveva fatto partire. Cioè chi avviava lo spreco era quello da cui tornavano i soldi. E anche sull'immigrazione, alla fine in questi anni, noi ci siamo scannati come cittadini italiani, ma alla fine anche lì il circuito si chiudeva sempre. I soldi in emergenza, le cooperative e gli alberghi che prendevano i soldi, e quelle cooperative finanziavano la campagna elettorale del partito che era al governo, che non risolveva il problema dell'immigrazione perché era il grande business, ed è il grande business in Italia di questi tempi. Voi pagate 4,5 miliardi di euro per gestire l'accoglienza ogni anno in Italia, e l'Unione Europea ci abbandona pure. L'Unione Europea oggi ha il coraggio di dire che dobbiamo sbrigarcela da soli, dopo che alcuni paesi dell'Unione Europea sono andati a bombardare la Libia, a renderla instabile, a creare tutti quei problemi. E i paesi dell'est dell'Unione Europea, questa è ancora più bella, non solo oggi ci dicono che non vogliono accogliere una quota di migranti che arrivano in Italia, ma sono anche quei paesi che prendono i fondi europei di ritorno dal sud Italia. Cioè quando le regioni del sud Italia non riescono a spendere i soldi, quei soldi finiscono nei paesi dell'est dell'Unione Europea, Polonia, perché li spendono bene, a volte intitolano le strade con i nomi delle città italiane in nostro onore perché gli abbiamo mandato i fondi europei. Ora la domanda è: ma se tu sei nell'Unione Europea e stai prendendo i fondi europei e non sei solidale
con un paese come l'Italia che sta vivendo un flusso migratorio senza precedenti, hai ancora merito di prenderti i fondi europei? Secondo me no. Allora, a quei paesi, gli fermiamo i fondi europei finché non ci danno una mano sull'immigrazione. Ma questa cosa qua dobbiamo... Per fare questa roba qua dobbiamo iniziare a farci rispettare un po'. Ma voi lo sapete il Parlamento europeo quanti funzionari ha a Bruxelles, il Parlamento tedesco? 45. Lo sapete quanti funzionari ha a Bruxelles il Parlamento italiano? 2, uno sta andando in pensione. Con questi numeri non vinceremo mai nessuna partita. Noi dobbiamo schierare almeno la squadra in campo per riuscire ad ottenere i risultati. Poi saranno difficili da ottenere, ma almeno mettiamo i giocatori in campo. È 1 contro 11 in questo momento, non andiamo da nessuna parte. E non andiamo da nessuna parte perché nel passato i presidenti del Consiglio che andavano ai tavoli europei, l'unica cosa che volevano fare era una bella conferenza stampa dopo per riempire i titoli di giornale in Italia. Ma non hanno mai cercato di ottenere i risultati lì. Io non dico che sarà semplice, non vi dico che andare al governo sarà semplice e non sono venuto a dirvi che riusciremo a fare tutto il giorno dopo. Sarà molto complicato riuscire a ottenere i risultati, ma dobbiamo iniziare, qui non si è mai iniziato. Io vedo dei processi fermi da sempre, non si è mai neanche iniziato. Dobbiamo iniziare e muoverci nella direzione giusta, tutti insieme. E mi fa piacere che nelle nostre liste siano arrivate anche persone che vengono da mondi in cui condividevamo dei valori, ma magari non avevamo lavorato ancora insieme. Pensate che fino a qualche anno fa metterci la faccia per una persona anche nota, no? Nel proprio mondo, eccellenza del proprio mondo, metterci la faccia col movimento era un problema. Pensate a Orietta Berti che le hanno combinato per aver detto che votava per noi. Le ha detto potrei votare per il Movimento 5 Stelle, l'hanno denunciata all'AGCOM perché l'aveva detto in una radio della RAI. Pensate che cosa significa in questo paese esporsi per il movimento. Ebbene, a questo giro noi abbiamo fatto un appello pubblico e abbiamo detto a tutti quelli che condividono i nostri valori, le nostre idee, fatevi avanti. A tutte le eccellenze, le migliori energie, i migliori entusiasmi dell'Italia, fatevi avanti e lavorate con noi. E il miracolo c'è stato, perché sono arrivate persone incredibili che ci hanno messo la faccia e hanno messo in gioco la loro professione. Il nostro capolista a Varese sarà Gianluigi Paragone, che ha diretto la gabbia sulla 7 per anni. Il nostro capolista a Livorno sarà il comandante Gregorio De Falco, che ricorderete per la tragedia della Costa Concordia. Berlusconi ci chiama incompetenti, ma a Roma noi candidiamo in uno dei collegi nominali Emilio Carelli, che è un giornalista italiano d'eccellenza che ha fondato il TG5, TG.com e Sky TG24 e sta con noi perché ha capito che l'unica speranza per cambiare questo paese è il movimento. Come le persone che avete ascoltato prima, come tante altre che vi presenterò nei prossimi giorni. Ci sono 2 medaglie olimpiche, c'è Fioravanti e c'è Mariani, che sono 2 medaglie d'oro alle Olimpiadi, una degli anni 70 e una invece di recente, nel nuoto. Si stanno facendo avanti eccellenze della cardiochirurgia. Il primo cardiochirurgo che ha operato e ha fatto un trapianto di cuore artificiale in Europa è candidato con noi. Imprenditori, ricercatori. Io questa cosa non me la dico per esibirla, ma per ricordare a tutti che noi siamo la prima forza politica del paese, siamo il primo movimento d'Europa per numeri e a volte lo dimentichiamo perché ci trattano sempre come la Cenerentola della politica italiana, gli affestati, quelli là che non dovevano neanche permettersi di provare ad entrare in Parlamento, figuriamoci di provare a vincere le elezioni. Perché la politica è esperienza, la politica è decenni lì dentro. Da noi non funziona così. Da noi ti fai 2 mandati e te ne torni alla tua vita, perché devi avere un tempo determinato per ottenere i risultati. Perché quando vai lì dentro devi lavorare per le persone che stanno fuori, non per quelli che stanno nelle istituzioni, per quelli che stanno fuori dalle istituzioni. Abbiamo una regola ferrea, che è quella che ti devi candidare dove sei residente, perché devi conoscere il tuo territorio e devi portare le istanze del tuo territorio nelle istituzioni. Io ovunque vada, da 10 giorni è candidato alla Boschi, da Bolzano alla Sicilia, anche qui è candidato alla Pietra Boschi. Io vi chiedo una cosa, ma scusatemi tanto, ma questa persona, anche se la eleggete, quando la rivedrete da queste parti, cosa conosce della vostra terra?
Che ne sa dei vostri prodotti e della crisi dell'agricoltura che state vivendo? E allora, per favore, dategli una lezione alle prossime elezioni e non li votate. Non li votate. Ma come dall'altra parte? Come dall'altra parte? Non sono neanche diventati assessori di Musumeci e già si candidano al Parlamento. Cioè, 100 giorni sono passati e già se ne vogliono andare da un'altra parte. Li avete votati o li hanno votati il 5 novembre, siamo a inizio febbraio e già vogliono andare in Parlamento. Ma che li votate a fare? Che li votiamo a fare? Che senso ha votare uno che tradisce il suo mandato elettorale dopo 4 mesi e se ne va da un'altra parte? E magari lo rivotano per farlo andare da un'altra parte, per poi andare a fare cosa non lo so, di certo niente per voi, perché questo è un concetto di politica carrieristica che serve soltanto ad assicurarsi sempre la poltrona più duratura sulla prospettiva, sulla lunga prospettiva. Noi abbiamo questa regola della residenza che è molto importante. Io mi sono candidato nel mio territorio, non mi sono andato a candidare nei collegi sicuri, mi sono candidato nel mio territorio, mi sono fatto le parlamentarie come tutti quanti gli altri, e questo è un valore aggiunto anche per garantirvi che chi verrà eletto sarà radicato sul vostro territorio, si occuperà dei vostri problemi. E poi abbiamo un'altra regola che è quella più importante secondo me, perché questa legislatura, la 17ª, ha avuto un cambio di casacca ogni 3 giorni. Pensate, c'è uno al Senato che ha cambiato partito 8 volte in 5 anni. Il problema di Rivolta Gabbana non è un problema etico. Lasciate stare un attimo l'etica, tanto stiamo parlando di personaggi che l'etica non sanno neanche cosa sia. Il problema dei cambi di casacca è che se non fosse stato per Rivolta Gabbana, la legge Fornero neanche passava, il Jobs Act neanche passava, la buona scuola neanche passava. Ci sono stati partiti in questi anni che non c'erano sulla scheda elettorale del 2013 e che vi siete ritrovati a sostenere i governi come azionisti di maggioranza e che votavano le leggi più vergognose che vi hanno distrutto la vita. Quindi il cambio di casacca non è tanto un problema di quello che cambia partito, perché è un suo diritto cambiare partito, però se ne torna a casa e si fa rieleggere. Questo dobbiamo cominciare a sancire. E da noi, qualora qualcuno dovesse decidere di voler cambiare forza politica, ci dovrà pagare una multa di 100.000 euro che doneremo in beneficenza, così ci penserà 2 o 3 volte prima di farlo, perché l'animo umano è sempre particolare. Io non credo che siamo superiori, credo solo che abbiamo introdotto delle regole. E infine, come vi diceva Giancarlo, noi siamo stati una forza politica che ha mantenuto le promesse sui soldi, sui vostri soldi, ci siamo presi cura dei soldi delle vostre tasse, e oggi a noi si applica la legge Fornero perché abbiamo rinunciato al vitalizio. A noi gli stipendi vengono erogati per la metà, perché abbiamo rinunciato alla metà dello stipendio, e io vi dico che dopo 5 anni, al di là di tutto, al di là di come andranno queste elezioni, spero bene e credo bene, mi giro indietro e vedo i miei 5 anni da vicepresidente della Camera. Non ho mai toccato la mia auto blu, mai il mio volo di Stato, mai il mio doppio stipendio, il mio doppio rimborso. Non ho mai utilizzato una serie di privilegi che neanche ho voluto conoscere. Mi ricordo che quando siamo arrivati alla Camera hanno dovuto inventare dei moduli per farci rinunciare a dei privilegi, perché nessuno l'aveva mai fatto. Ma l'abbiamo fatto con orgoglio, e siamo ancora più orgogliosi del fatto che in tutta Italia, grazie alle restituzioni dei nostri stipendi, esistono 7.000 imprese nate con il microcredito fatto con i soldi dei nostri stipendi, che danno lavoro a 14.000 italiani. Ora non avranno cambiato le sorti dell'economia italiana e dell'occupazione italiana, però vi dico che per me è un orgoglio poter girare in Italia e ogni tanto incontrare commercianti, professionisti e imprese che mi dicono: io stavo per andare all'estero, avevo perso il lavoro e grazie ai soldi del tuo stipendio oggi ho aperto un'impresa, un esercizio commerciale, uno studio professionale, una cooperativa agricola. Per me è un orgoglio, significa aver fatto bene il proprio lavoro, poi si poteva sicuramente fare di meglio. Però in questi 5 anni da opposizione, in alcuni casi abbiamo governato dei processi sociali e abbiamo aiutato delle persone, mentre gli altri spostavano i miliardi di euro vostri verso le banche non per salvare i risparmiatori ma per salvare i banchieri. Ed è anche questo
che ci permette di girare tra la gente a testa alta senza bisogno di scorte o di blindate, perché sappiamo che sicuramente non la penseremo allo stesso modo con tutti gli italiani, ma tanta gente anche che non ci vota mi ferma per strada e mi dice: non siamo d'accordo, ma vi stimo per la vostra correttezza e la vostra onestà intellettuale, che non significa non sbagliare. Chiariamola questa cosa, non significa non sbagliare, non significa essere perfetti, tutti sbagliamo, ma quando si sbaglia in buona fede si chiede scusa e si continua ad andare avanti, ed è quello che abbiamo fatto in questi anni. E lo dico con molta franchezza, in queste ore ci sono pattuglie di giornalisti che stanno passando al setaccio le nostre liste, facciano pure, perché se ci aiuteranno a trovare qualche furbo, io non avrò nessun problema a metterlo lontano dal Movimento 5 Stelle, perché non ci deve portare voti e non ci deve portare serbatoi di consenso. Però dopo che hanno finito con le nostre liste, vadano un attimo nelle altre liste, perché da me in Campania è candidato capolista del centrodestra uno che faceva l'autista di Raffaele Cutolo, che è il fondatore della nuova Camorra organizzata negli anni Ottanta, si chiama Luigi Cesaro, al secolo Gigina Rupetta, che sta lì da anni in Parlamento, è stato ricandidato, però non ne parla nessuno. Come ogni tanto bisognerebbe vedere quelli che del centro-destra si sono candidati nelle liste del centro-sinistra in questa regione. Hanno avuto il coraggio di parlare di riciclati nelle liste del Movimento 5 Stelle, perché c'era uno che 10 anni fa si era candidato in una lista civica, in una coalizione con un partito, o di un altro che 15 anni fa aveva avuto una tessera di partito, e li chiamano riciclati. Per me chi li ha conosciuti quei partiti e ha iniziato ad evitarli merita una seconda opportunità, perché altrimenti non riusciremo mai a coinvolgere le persone in un nuovo progetto politico. Se hai capito di che pasta sono fatti e non ci vuoi avere più a che fare, bene, benvenuto nella famiglia, perché qui tutti quanti siamo stati delusi dagli altri partiti e siamo entrati in un movimento non per votarlo, ma per cominciare a partecipare alla vita pubblica. Ed è per questo che il nostro slogan è partecipa, scegli, cambia. Non è vota, è partecipa, scegli, cambia. Perché io vi chiedo di partecipare, non di votare, di darci una mano. Andate a raccontare a chi conoscete e chi non vuole votare perché avete dedicato una parte del vostro tempo, di una serata come questa, ad ascoltare noi. Basta solo che raccontate questo, lo spirito con cui siete venuti qui e come ve ne andate. Vi chiedo e chiediamo a tutti di scegliere da che parte stare, non della destra o della sinistra, ma dalla parte degli italiani che sono stati abbandonati o di quelli che sono sempre stati privilegiati. L'Italia ha l'1% della popolazione che possiede il 25% della ricchezza nazionale. Io voglio governare per l'altro 99%. Quell'1% non sono i ricchi, quell'1% è un'elite privilegiata che ha avuto leggi a favore, provvedimenti a favore, fondi sempre alle stesse imprese, fondi sempre agli stessi enti, che sono fondi delle vostre tasse. Cominciamo a governare per l'altro 99%, scegliete di stare dalla parte dell'altro 99%, perché ci siete già lì dentro, ma dobbiamo combattere questa battaglia e così potranno cambiare le cose. O cambiamo il paese o cambiamo paese. Io ho scelto insieme a tanti altri di provare a cambiare questa nazione e secondo me questa è la volta giusta. Ci vediamo il 5 marzo. Sì.